Della scienza dell'ambiente, un lancio perfetto quando in Italia erano le 9:52 di questa mattina e le 3:52 era ancora notte al Kennedy Space Center in Florida, tutto fila liscio per la missione che riporta Samantha Cristoforetti dell'Agenzia Spaziale Europea sulla Stazione Spaziale Internazionale. Silvia Rosa Brusin. Tutte, ambiente, tutto nuovo e un po' strano, ma nemmeno SpaceX rinuncia alla tradizione. Come Gagarin firmò la porta della sua camera prima del lancio in Kazakistan, e da allora centinaia di cosmonauti e astronauti lo fanno. Così il rito della firma si ripete prima di entrare nella capsula Crew Dragon. Samantha Cristoforetti firma dopo la collega NASA Jessica Watkins, geologa esperta di terreni marziani. Le due astronaute sono ai lati della capsula a quattro posti e perciò entrano per ultime, 2 ore e mezza prima del lancio. Samantha, che ha compiuto 45 anni a poche ore dalla nuova avventura, rivola verso la stazione spaziale dopo 8 anni. Minerva, il nome di questa missione, la dea anche degli artigiani, ci dice, e dedica il nome a chi ha costruito con sapiente manualità la sua capsula in cima al razzo Falcon 9, 70 metri, posato sulla rampa 39A di Cape Canaveral, quella di Apollo 11, la storica missione della Luna. A scandire conto alla rovescia, non solo la voce ufficiale, c'è anche il coro della sala di controllo di SpaceX. I motori Merlin a cherosene e ossigeno liquido sollevano le 550 tonnellate del razzo. I momenti cruciali e molto attesi sono quelli della separazione di vari stadi, con il primo, la prodezza e l'atterraggio del serbatoio sulla piattaforma galleggiante, il pezzo forte di SpaceX che poi ricicla quei motori. All'interno, per reggere l'accelerazione, per Samantha e i 3 colleghi NASA, tutte pressurizzate, caschi stampati in 3D, guanti che permettono il touch screen. A 200 km d'altezza la microgravità fa effetto, tutto vola, anche il pupazzetto di Samantha. Rispetto alla volta precedente mi sono portata magari qualche piccolo, come dire, oggettino, giocattolino, toy, direbbero gli americani in inglese, per magari far divertire i bambini dallo spazio durante le nostre videoconferenze settimanali. La stazione spaziale intanto aspetta. A 400 km d'altezza ci vorranno 15 ore e mezzo per arrivarci, attracco nella notte. E dal 1° maggio basta Green Pass, in quanto